So hot, so cool, stout. G-Max! Buonasera! Buonasera, G. Vedi, i nostri ospiti? Sei felice? Beh, tutti carucci. Lo so, tutti amici, tutti amici. Che ci hai portato per ricominciare l'anno? Niente, sono reduce, siamo reduci tutti da Rogue One, dopo le feste di Natale. Io me lo so visto 27 volte. Che non lo so. E proprio per questo sono andato a pizzicare un grandissimo attore, Massimo Foschi. Lui ha fatto tantissimi film, ha fatto tantissime serie, ha fatto tantissimo teatro, ma forse non tutti sanno che lui è la voce di... Marco! Oh, sì, sono uscito ora da Rogue One, ho visto il film, bellissimo, è fighissimo. Sì, mi sono comprato subito il pupazzone di Darth Vader. Però mi hanno data la sola perché mi avevi detto che vendevano quello che parlava, questo non parla, sta zitto. La tua mancanza di fede è insopportabile. Ma sì, tu grande! Grande ritorno dopo tanti anni. Grande ritorno. Se tu ti unisci a me, noi possiamo governare la galassia. Non mi dico così che mi fai venire i brividi. Avevi mai pensato che potesse poi diventare una cosa incredibile il film? No. Avendo fatto cinema, teatro, moltissimo, essere ricordato soprattutto per la voce mi fa molto piacere sempre, perché a volte sul tram prego signora si accomodi, ah ma lei sì, la forza sia con lei signora. Intanto ho già qui apparecchiato il vaso in cui il seno d'Orlando sta rinchiuso e questo in modo li appropinco al naso. Ora, a parte il doppiaggio, però il tuo vero grande amore è il teatro, giusto? Sì. Tu inizi a quant'anni? Giovanissimo. Beh, ho cominciato a studiare in accademia che avevo 21 anni. Sono uscito a 24, ho fatto già subito cose abbastanza importanti. Ti presento agli spettatori di Giorni d'Europa, appunto questo è Massimo Foschi, un attore che lavora qui con il Teatro Libero di Roma. Il cadavere dell'arte puzza ormai, quindi vedi che questi esperimenti sono necessari perché dal cadavere possa venire fuori una linfa nuova, qualche cosa di necessario, ma non senza fatica. Io ero in accademia con il fratello di Gianmaria Volonté e ho lavorato con Gianmaria. Il primo film che io ho fatto con lui, I Sette Fratelli Cervi, io facevo un prete, Don Pasquino. Don Pasquino Borghi, il prete che ti ho parlato. Potete rimanere qui, una notte, due notti, quanto volete. Dopo siamo diventati amici, giocavamo scopone insieme e mi insultava quando perdeva. Senti, mi racconti al volo una cosetta di Sandokan. Capire era sempre molto sulle sue cose. Invece, invece il grande Philippe Leroy, Philippe era fantastico. Si innamorò perdutamente, improvvisamente, di un'attrice che era venuta dall'Italia per una posa. E nello stesso tempo però l'attrice puntava a Kabir. Oh, non ti dico, l'amicizia che c'era tra i due si ruppe improvvisamente. Per un'attrice italiana. Poi a chi ha dato l'attrice? A Filippo? A nessuno dei due. A nessuno dei due, come sempre succede. Gli spettacoli di massa sono gli spettacoli cinematografici, sono gli spettacoli televisivi. Il teatro serve più a coloro che lavorano in queste cose, agli addetti ai lavori. Madame, s'il vous plaît, plus serré. Merci. Io sono tuo padre. Sai Massimo che babbo mio è nato lo stesso giorno, lo stesso anno tuo, quindi un po' sei anche papà mio e io sono figlio di Darth Vader, un po', no? Giusto? Ma questa è una rivelazione, uniamoci insieme, governeremo la galassia, padre e figlio! Grande Massimo! Grande Massimo! Eccoci qua! Ba-b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 a
stata una giornata veramente incredibile, a parte l'umanità e l'umiltà di Massimo, veramente questo grande artista. Però ti posso dire che stare a pranzo con Darth Vader, che ti dice, G, passami il sale, devo dire che è bella emozione. Immagino, ma mi sa che hai pianto alla fine del pranzo. Ti conosco, ma mi sa di sì. Abbiamo un altro regalo per i nostri ospiti, sì. Perché il primo era per Ficarra e Picone, e ne abbiamo un altro, indovina per chi? Per Tony? Sì.